Ciao a tutti, bentornati. Mi sembra strano di registrare nuovamente un video, anche se non so quando andrà pubblicato, visto che ne ho veramente tanti in arretrato da sistemare. Li sto preparando, quelli vecchi, soprattutto le estrazioni, con calma le faccio e le pubblico, sono di parola. È da tanto che non registro perché sono stata in ferie. Prima delle ferie ho preparato la valigia, sono tornata a casa la settimana scorsa, di domenica, quindi durante la settimana ho registrato proprio il vlog di Primark, quel poco, e anche fatto male perché in ogni caso ho usato il cellulare e non la videocamera. E oggi ritorno con un po' di video sia arretratissimi, diciamo così, che devo assolutamente rimettermi alla pari, e altri che invece sono tutto sommato giusta nella fase di registrazione. Questo non c'entra niente, però è un video che volevo fare dedicato alla palette Zoeva Caramel Melange. Ho comprato veramente tante palette di queste di Zoeva dopo aver provato la Cocoa Blend, me ne ero follemente innamorata, per me è stata la prima e miglior palette di questo marchio. Ed ho deciso di investire qualche altro mio soldino per queste palette, che non diciamo che sono da makeup artist per piacere, assolutamente no, ma sono delle valide palette da utilizzare e avere delle gioie. L'anno scorso per Natale sono uscite in un kit di tre palette, sia la Cocoa Blend che altre due. La prima che ho utilizzato, non penso di avervela indicata in un video recensione, e se non l'ho fatto lo farò prossimamente. La voglio ritirare fuori per riutilizzarla. Mentre verso fine luglio ho ritirato fuori la Caramel Melange, che sinceramente non avevo tanto tanto utilizzato. È una palette che se la prendete singolarmente la potete trovare o nel sito del marchio Zoeva, ma ci spendete parecchi soldi per le spedizioni, altrimenti la trovate con zero di spedizioni se fate 25 euro almeno di ordine sul sito Douglas.it. Se andate anche fuori dall'Italia nei negozi Douglas troverete il marchio Zoeva fisicamente. E recentemente anche Sephora ha deciso di mettere in vendita questo marchio solo online, è un'esclusiva loro online. Hanno il solito pack di cartone, la confezione esterna si slitta per aprirla. Ha un 36 mesi di PAO, non ha parabeni, non ha la paraffina, non ha fragranze, non ha ftalati. È una palette super pigmentata, facile da sfumare con vitamina E ed è fatta in Italia. Però la Zoeva è di Francoforte, Germania. Ho 10 cialdine da mostrarvi da 1,5 grammi, forse poi ve l'ho già detto, 36 mesi. Io questa l'ho presa nel sito, se non mi ricordo male, Douglas, perché anche se spendo quei 1-2 euro in più, perché viene sui 23,95, mentre su Sephora viene sui 22 tondi, ho comunque la possibilità di fare la spedizione gratuita all'epoca, mentre adesso, avendo la tessera Gold, se faccio un ordine qualsiasi sul sito Sephora, posso avere le spedizioni gratuite in ogni caso. Adesso vedrò, magari la prossima volta proverò a fare l'ordine direttamente dal sito Sephora. Però con il servizio Douglas non mi ero mai trovata male perché richiedevo la spedizione, me la portava direttamente nel negozio più vicino a casa mia che ho dietro casa, praticamente dentro al centro commerciale, e mi sono sempre trovata bene, mai arrivate rotte, sempre tutto perfetto. Ha l'apertura e la chiusura a calamita, e questa l'avevo presa perché aveva un bellissimo color rosso qui nella prima fila centrale, opaco da sfumatura. Ha il suo separé di plastica, e questa è ancora fatta in orizzontale perché la Basic Moment, che non so se quella ve l'ho recensita oppure no, ma quella credo proprio di sì. E invece è strutturata così, ha i nomi per orizzontale, mentre la Caramel Melange ha l'organizzazione, anzi scusate, in verticale, mentre questa ce l'ha in orizzontale. Probabilmente prima ho detto un orizzontale, sbagliato. Io ho provato in tutti i modi ad utilizzarla e ci sono dei solchi, perché come vedete l'ultimo, questo qui, ha un bel solco, l'oro qui sotto un altro bel solco. E gli opachi si scalfiscono molto difficilmente, ma non perché siano duri, ma perché
hanno una polvere super mega pigmentata e su questa non posso dire niente. Come non posso dire neanche per tutti gli altri effetti perché si vedono sull'occhio. Quello che mi ha un po' deluso è Dibble Jam, questo qui, che magari vi farò la ripresa più da vicino. È un bellissimo marrone dorato con dei glitter dorati che invece poi dopo se swatchate, soffiate via, vi fate gli swatches, ve lo mettete nell'occhio, rimane solo questo marrone dorato opaco e i glitter al suo interno. Ciao ciao, è stato bello, brevemente, insomma, non vogliamo stare attaccati sulla palpebra. Sicuramente c'è da usare un primer dedicato ai glitter. Per il resto, io ho trovato questi colori facili da utilizzare per gli opachi perché sono super sfumabili. Però io non capisco l'utilizzo di questo wax paper. Questo bianco che io il bianco odio sull'arcata sopraccigliare, mi va bene un beige, mi va bene un rosino, un panna, ma non il bianco. E infatti è quello meno utilizzato perché sera lo utilizzavo nel condotto lacrimale oppure da palpebra centrale o da tutta palpebra anche, ma assolutamente non fa per me quel colore. Quello che posso dire inoltre e che mi ha deluso tantissimo ed è una palette che se avete usato la Cocoa e vi siete trovati benissimo con la Cocoa, io questo non vi consiglio di prenderlo perché ci starete veramente male. Io li ho usati in tutti i modi possibili e immaginabili, 182 gradi centigradi, liquid center, almost burnt. Veramente, soprattutto 182 gradi centigradi e almost burnt insieme poi dopo svaniscono. Sembrava di avere un colore completamente rosso nella palpebra. Non vedevo stacco, non vedevo differenza. Anche con questi tre, che va bene, saranno belli da sfumatura e da neanche da arcata, ma proprio da sfumatura. Quindi parte c'è bassa e parte un poco più alta. Io tendo a usare due colori, ma non posso utilizzarli tutti e tre perché si perdono, non vedo nessuna differenza. Devo usare per forza uno di questi tre più Universal Delight, che è quello di fianco a Wax Paper. Ma per il resto proprio no, anche se devo usare Aftertaste, che è quello rosso, con o Alchemy Star Soft o Finish Sensual, che sono gli altri tre, questi si perdono completamente. Oggi ho fatto un trucco che è troppo chiaro nell'arcata sopraccigliare, ho usato un pennello e non sono stata attenta con la quantità, prendendo un opaco panna che non c'entra niente di un low cost che sto cercando di finire perché ho un bel buco. E vi devo dire proprio no, oggi ho potuto utilizzarli perché non si sono mischiati tra di loro perché ho usato proprio tre colori, ho usato Liquid Center che è questo rosso, ho usato il Start Soft nella piega, ho usato l'Universal Delight un poco più in alto e proprio nella V finale ho usato il rosso. E sinceramente sì, si vede il colore Liquid Center, ma per esempio il rosso, che non ha tanto sfumato, io sinceramente non lo vedo poco poco. Vabbè. E inoltre questo Liquid Center, fate attenzione se lo utilizzate perché ha un bellissimo colore, sembra quasi pressato foil, che va gestito molto bene perché se lo premete nella cialdina vi si sfalda tutta la cialdina. E inoltre se usate gli eyeliner state attenti perché vi rovinate le punte degli eyeliner. Oggi ho usato uno di Essence che è quasi finito, lo devo cestinare, ma non andrei mai a utilizzarlo con altri eyeliner che mi piacciono. Fate conto che ho finito nell'ultimo periodo un mini prodotto di Kat Von D, non era il tattoo liner, ma il link liner, una roba del genere. Ma a parte che andava via con il tempo, quindi non è stato per me un eyeliner che mi è piaciuto. Però la punta si è rovinata, non nella parte finale, ma nella parte centrale, perché utilizzando questo ombretto ha proprio attaccato le polveri nel feltro dell'applicatore e mi ha rovinato tutto l'eyeliner. Per il resto è un peccato perché è veramente per due colori che ho sbocciato una palette super pigmentata. Io ve la vorrei far vedere, mi alzo e vi faccio gli swatch sulle braccia in modo tale che così ho più spazio e riesco a farvi gli swatch di tutti e 10 i colori.
E voglio farvi vedere assolutamente la bellezza, perché non posso dire che sono colori che non mi piacciono, altrimenti non l'avrei neanche presa. Presa, soprattutto, non l'avrei neanche presa. Ma mi ha deluso profondamente. Quella bianca, completamente, che ritirerò fuori, penso la prossima settimana ormai a questo punto, visto che per Instagram non ho fatto il video e vi consiglio di seguirmi su Instagram e su YouTube qua. Ci sono e non ci sono, come capite benissimo. E là seguitemi, perché quando provo una palette io poi dopo vi faccio vedere dei pezzi di video di trucchi che ho realizzato. In questa settimana ne ho fatto uno dedicato completamente alla Modern Renaissance, non so se ne farò altri di Anastasia Beverly Hills, però non mi sono ripresa più da vicino perché ho un po' il naso ancora rovinato, perché ho preso una bella scottatura in montagna, anche se ho messo le creme, ma ho preso una bella scottatura. E vi faccio vedere i colori perché meritano tantissimo. Cioè, questi sono tutti i colori. Ditemi se sono da buttare. Assolutamente no. Certo, vabbè, i primi due, soprattutto quello bianco, non si vede tantissimo, però per me è troppo bianco, anche se non sembrerebbe. Ma tipo qua un po' i brillantini dorati si percepiscono su questo. Non so se lo vedete, sì, qui. Ma poi dopo se ne vanno via. Sono tutti dei bellissimi colori, guardate questo com'è luccicoso, questo è un po' meno il dorato, speravo fosse uguale a questo qui, ma veramente non ci siamo perché si fondono troppo. Per chi ama gli opachi, qua guardate 1, 2, 3, 4, 5, 6 più un mezzo perché ha una base opaca con dei glitter sopra, però altrimenti sarebbero veramente tutti, quasi tutti opachi, tranne 1, 2, 3. Il 182 gradi centigradi, quello di fianco e quello dorato. Insomma, come vedete, bellissimi colori, ma profonda delusione. So fly, con questo io ho finito il video dedicato alla recensione su questa palette. Vi aspetto in tantissime per capire se l'avete comprata, se l'avete utilizzata e come vi ci siete trovate, perché ho sentito sì recensioni positive, ma io credo di essere l'unica fuori dal coro a questo punto. Vabbè, come sempre, ditemi la vostra, spero che invece a voi vi abbia dato grandi soddisfazioni, mentre ovviamente io ci dovevo aver speso soldi per niente, probabilmente. Se non trovo qualche dispiacere qualche volta non sono io, giustamente. Vi ringrazio comunque per aver visto il video, vi mando un bacione e alla prossima, come sempre. Ciao!